Siamo in compagnia di Sergio Anglisiano in rappresentanza del CMI che assieme a Libera Scelta Campania hanno dato vita a questa iniziativa in difesa della Costituzione. Sergio, che cosa vogliamo dire alla cittadinanza napoletana? Io non voglio ripetermi perché chi mi ha preceduto l'ha detto in maniera estremamente chiara e anche molto precisa. Oggi il CMI sta qua al fianco degli altri movimenti perché non si sta disattendendo la Costituzione, ma la si sta calpestando. La si sta calpestando senza prendere in considerazione in alcun modo l'opinione dei cittadini. Quindi si sta stravolgendo un documento, l'unico, la Carta Costituzionale, che dovrebbe garantire le libertà individuali di tutti quanti, senza chiedere il permesso ai cittadini. Qualcuno prima, anni fa e anche poco tempo fa, si lavava la bocca dicendo che il fascismo, oggi il fascismo rispetto a queste persone è veramente qualcosa che fa quasi sorridere. Quello che sta facendo questo governo e il governo precedente è di una oscenità veramente inenarrabile. Calpestare i diritti dei cittadini significa camminargli addosso, facendogli credere che stanno facendo tutto questo per salvare la loro vita. Non è assolutamente così, lo abbiamo dimostrato in tutte le salse, in tutte le manifestazioni che abbiamo fatto e che continueremo a fare. Avvocato Beniamino Esposito, stasera un momento importante per... per la difesa di quel che resta della Costituzione italiana che ormai è disattesa su ogni fronte. Noi lunedì andremo in procura a depositare una denuncia contro i decreti legge 44 e 52 e l'ordinanza 17 del nostro governatore De Luca, che hanno previsto a vario titolo per i medici l'obbligo del vaccino o delle terapie geniche, se vogliamo usare un termine più tecnico. E per tutti quanti noi abbiamo in una certa salsa, diciamo facoltativa fino a un certo punto, una sorta di obbligatorietà nascosta o mascherata. Da che cosa? Dal fatto che nelle strutture turistiche, negli ambienti di lavoro, nei treni, negli strumenti di viabilità aerei e quant'altro, abbiamo comunque in un certo qual modo l'obbligo di una certificazione verde che prevede cosa? Tampone molecolare, tampone genico o vaccinazione. Tu mi dici che quindi io domani mattina, se devo fare udienza a Milano da Napoli, devo andare a mezzo di uno strumento di questo tipo se sto in zona arancione o rossa. Questo è quello che dice il decreto legge 52. Lunedì depositeremo, per riprendere i principi costituzionali, questa denuncia per dire basta. Oggi, come in altre occasioni, ho fatto una cernita specifica degli articoli violati, secondo il mio punto di vista, e spero che la magistratura sia concorde con queste mie idee, che si vadano a guardare l'uno articolo per articolo, dall'1 almeno ai primi 50 della nostra Costituzione, che al di là dei primi che guardano la sfera dei diritti umani e diritti inviolabili, ci sono violazioni a vario tipo sulla sfera lavorativa, sulla sfera familiare, perché abbiamo l'obbligo nella Costituzione di tutelare i nostri figli. E allora mi dovete spiegare, se io domani mattina da persona adulta mi vaccino, come posso tutelare mio figlio che ha 10 anni che non ha l'obbligo vaccinale? Mi vado a vaccinare un bambino a 10 anni? Con quello che si sta vedendo sulle morti anche ancora non dimostrate con essi causali di vaccino. Per il quale oggi lei è qui. Mi sento un cittadino libero e rappresento la mia libertà con questo gesto di, come dire, celebrare il funerale della nostra Costituzione. Come è venuto a conoscenza di questo evento? Sono in contatto con le associazioni del territorio e mi interesso di quello che accade in Campania oggi. Quindi il messaggio che deve arrivare ai cittadini è che non sono soli, perché serpeggia in una certa fascia di cittadini la voglia di reagire, di non soggiacere a quello che ci stanno imponendo. Certamente ci sono moltissimi cittadini che sono plagiati dalla propaganda del mainstream, ma ci sono molti altri che, moltissimi dubbiosi, si sono resi conto di essere ingannati dalla comunicazione di regime. Bene, anche se può sembrare una trovata goliardica quella di fare una veglia alla Costituzione, di fatti è uno stato di necessità. Abbiamo sempre avuto una serie di problemi dal dopoguerra, dall'istituzione della Costituzione ad oggi, che ne inficiavano il valore, da quello appunto il primo fondamento dell'Italia, che è una Repubblica fondata sul lavoro. Il diritto al lavoro che è sempre stato negato
e che un po' negli anni ci eravamo abituati a questa prima stortura della Costituzione. Con il passare del tempo lo Stato ci sta abituando anche ad uno svilimento di valori costituzionali. Non c'è più un diritto alla salute e alla scelta delle terapie che si vogliono fare, si può violare la persona umana in qualsiasi momento, e quindi voglio dire, e adesso c'è anche una limitazione, si corre il rischio di una limitazione anche della libera movimentazione. Quindi qual è il segnale che volete lanciare? Il segnale è di dare uno spunto di riflessione alle istituzioni e ai cittadini che si sta svilendo la Costituzione in maniera graduale e nel silenzio più assoluto.